Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti nel nuovo bivacco che è stato costruito da poco nei pressi del rifugio Brentei, nelle Dolomiti di Brenta. Per arrivare qua abbiamo fatto la Val Brenta, quindi abbiamo lasciato la macchina a Prade la Casa, si chiama? Sì. Abbiamo fatto Malga Brenta Bassa, Malga Brenta Alta e dopo, senza traccia, in qualche modo siamo arrivati su con non poche fatiche. Già. Confermo. Esatto. Per il rientro vorremmo fare invece la via estiva, che è quella che costeggia le pareti dolomitiche fino ad arrivare al rifugio Casinei, per poi tornare appunto dove abbiamo lasciato la macchina a Prada la Casa. Questo bivacco è tipo un hotel a 5 stelle, però ve lo farò vedere più tardi. Intanto vi facciamo vedere come siamo arrivati su. Buona visione! Comunque possiamo farla per un pulcini questa se vuoi. Certo. Piccola tappa barretta alla Malga Brenta Alta. Dopo ci resterà l'ultimo tratto di sentiero per arrivare al rifugio Brentei e al nuovo bivacco, che è un po' meno battuta, quindi sarà un pochino più difficile. Chi è che disturba qua? Come al solito a rovinare tutto c'è il solito noneso. Ciao! Si inizia a sprofondare, quindi ciaspole. Se venite qua, non passate da Malga Brenta Bassa e da Malga Brenta Alta, perché non c'è traccia. Oddio, adesso c'è perché l'abbiamo fatta noi. Quindi sì, dai, si può. Fatica. Dai, manca poco, speriamo di arrivare su. A dopo. Ultimamente succede che arriviamo nei bivacchi sempre al tramonto e mai un'oretta prima. Vabbè, vi farò vedere l'albo che vedevo di. Adesso vediamo questo nuovo bivacco com'è. Ma veramente sei andato da questa? Certo. È entrata dall'altra? Immaginavo. Bene, arrivati al bivacco, è già venuto buio perché siamo arrivati su praticamente che stava finendo il tramonto. Adesso ci beviamo una roba calda e poi risottino, sempre i marci della Scotti, però sono buoni. A Michele piacciono un sacco, tra l'altro, vero? Madonna, sono venuto solo per quello. Ecco. Allora, a Michele abbiamo dato il compito di prendere dei salamini, ha preso dei salamini quadrati tedeschi, ma magari sono buoni, proviamo. È buono o no? No, no, l'odore è buono. Procediamo l'assaggio. Cin. No, oh. Non è schifoso. No, fatti. Approvato, approvato. Cin. Questo piano. Buon appetito. Buono, andiamo a letto. GoPro fuori, ci vediamo domani. Buonanotte. Notte.
giorno, sono andata alla sveglia, ancora un'oretta fa circa. Notte passata da Dio, il nuovo bivacco è ovviamente isolato molto bene. I materassi sono incredibilmente comodi, forse sono i primi materassi in un bivacco in cui si riesce veramente a dormire quasi meglio di casa. E adesso vi faccio vedere la vista che abbiamo stamattina da qua. Eh sì, veramente pazzesco. Ehi, occupato. Oddio, che brutta faccia. C'è parecchio vento, ma si riesce a camminare senza sprofondare, perché comunque qua nei pressi del bivacco e del rifugio la neve è bella compatta. Quindi arriviamo fino al famoso altare che c'è dietro al rifugio Brentale. A dopo. Ieri siamo arrivati su che c'era già buio, quindi vi faccio fare un piccolo tour adesso del nuovo bivacco. Questo è l'ingresso, questo è Michele, sempre in mezzo alle balle. Benvenuto. Bene, qua ci sono due panche giganti, ci sono 8 posti letto con sufficienti coperte e cuscini, mentre nella parte superiore abbiamo 16 materassi, non l'area giochi. Quindi posto per dormire ce n'è. Il bivacco è un po' spartano, nel senso che non ha dentro né stoviglie né stufa, però è sufficiente per dormire. È isolato molto bene, noi abbiamo dormito super bene e soprattutto siamo rimasti circa a 1-2 gradi tutta notte, quindi direi molto bene. Michele, ha provato? Modo 10. Ah, dimenticavo, poi c'è la zona extra, la zona suicidio, che è una porta che dà direttamente sulla legnaia. E noi non ci siamo fidati a mettere i piedi qua, ma siamo stati sempre sulle travi. Bene, adesso torniamo giù. A dopo. Michele, com'è? Sempre buono? Scotti è grande. Ah, non io che l'ho fatto, Scotti è grande, capito?
Bene, dopo lo sprizzettino qua fra della casa, direi che possiamo tornare a casa nostra, però. Senza cascare, però, qua. Senza cascare, che c'è del ghiaccio, ma ormai, dopo quello che abbiamo passato, non ci ferma niente. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Anche in questo bivacco lascio le spilline in corrispondenza del materasso appena saliti le scale. Taggatemi se le prendete.